traghetto aveva bisogno di un suono. Ok. E lì si inventò un genere. Perché il rap all'inizio era basso e batteria e qualche suono che arrivava dopo. Per esigenze proprio musicali, di solito, partiva la batteria. Boom, cia, boom, boom, cia, giro di batteria e poi partiva il basso, no? Boom, 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 e sotto la batteria, ok? E poi partivano tutti gli altri strumenti. Perché l'hip hop non si dimentica del fatto che nasce dalla povertà. Perché sono qui? Perché non faccio solo il rapper fondamentalmente, a parte che ho studiato come sound engineer, quindi come fonico, però da quando ero piccolo sono appassionato di hip hop. Studiando la cultura hip hop, avendola conosciuta che avevo 14-15 anni, ha un po' segnato la mia vita. Ogni volta che si impugna un microfono c'è un bivio. Potete scegliere se fare un rap collegato alla cultura hip hop, quindi che tramanda determinati valori, che dà voce a un determinato tipo di persone, di cultura, di strada, oppure fare un rap completamente scollegato alla cultura hip hop. Adesso convivo con taglio profondo nell'anima. Sei dagli stronzi che nascono i fuori. Io te lo giuro che sarò con te. Fammi del tuo sporchi in mezzo. Ma faccio diretto ai dubbi. Ok. Ci possiamo arrivare? Più lei ci batti sembra. È arrivato a un certo punto, mi sono chiesto come posso sdebitarmi nei confronti dell'hip hop. Allora ho iniziato a fare dei laboratori, cioè degli incontri con le persone. Ho iniziato nelle scuole finché ho avuto l'opportunità di portare questi laboratori nelle carceri. Nel 2006 questo è diventato proprio il mio lavoro. Fuori dal coro, quelle strade in cui hai paura di girare per non rischiare di farti avvistare e nella mente ti hanno pestato in tanti, riesci solo a scappare davanti agli altri, vedi sentimenti... Sono Francesco, ho 19 anni. Ho cominciato a scrivere testi all'età di 14 anni così per passione, però all'età di 16 l'ho preso più sul serio e da lì ho cominciato anche a pubblicare. Io sono Daniele, ho 18 anni, da piccolo alla scuola suonavo il pianoforte e adesso faccio parte della con Bricola. Matteo, 20 anni, e anche io comunque scrivo, faccio rap da quando ho 15 anni. Poi col tempo è diventata sempre più una passione, verso i 15-16 anni che ho cominciato a scrivere più assiduamente e comunque a scoprire anche ciò che prima magari, quello che non passa nel radio, comunque tutta la roba underground per poi finire comunque anche alla roba americana, che, perché essendo le radici comunque è quello che, non dico ognuno dovrebbe ascoltare, però tra moda e passione è che ogni strofa per me vale oro senza nessuna certificazione. Popolo stupido acclama lo stupido, non siete iconici, sembrate comici, siamo due giovani senza futuro, cresciuti in pochi tra mille rimproveri, eterno incompiuto, partito per ultimo e posti remoti di... Ho sempre fatto freestyle, però a livello competitivo da qualche mese, quindi ancora c'è tanto da lavorare e comunque su allenamento, prima o poi... E spero sia musicalmente parlando che anche in freestyle comunque di dire la mia, ecco. Io sono Sirac, ho 21 anni, scrivo il rap da più o meno quando ho 11 anni. Il male che vivo forse me lo merito, avrei ereditato una specie di debito, dovrò pagarlo in un modo o nell'altro, ma con la mia vita nel modo più lecito. E ultimamente pure io faccio qualcosa dei contest insieme a lui, mi piace l'hip hop e più o meno la mia vita, diciamo, e niente. Mi chiamo Alessandro, ho 21 anni. Io ho cominciato a scrivere all'età di 11-10 anni. Vedo il sangue colare dall'anima sugli specchi, un velo di dolore si impossessa dei miei occhi. La gente che mi sta attorno vede solo noi. Più che altro erano poesie, che poi nel 2015, quando ho cominciato il primo superiore, più o meno, ho trasformato in canzoni rap. Tutte le mie poesie sono diventate canzoni rap. Vorrei in futuro diventare anch'io un rapper, però ormai non c'è stato manco più. Perché? Cioè perché tutti quelli che stanno a scimmo, che secondo me la metà vanno scartati, secondo me, perché... Appunto, quindi già sei più forte della metà. Il punto è che per farsi notare, a parte le Jordan, le Nike, Air Force che hanno tutti quanti, bisogna proprio avere un
un'attitudine nuova. E noi come etichetta discografica troviamo dei ragazzi che potrebbero funzionare, magari ci metto dentro un producer che già funziona con qualcun altro, e quindi quando troviamo questa scintilla, a quel punto magari lo scritturi, cerchi di curarlo a livello social. Questi non si fidano, non ha faccia piena, non creda al digiuno. Aspetta, come? Spiegamelo sul testo, cioè tu dici, ma ti sembra giusto? Una pancia piena non crede al digiuno. Non crede? Sì. Ah. Perché io fino adesso... Con la pancia piena? Non si capisce. Una pancia piena non crede al digiuno. Esatto. Non crede, se non ci dai quella E... Punta sul crede, non crede al digiuno, cioè capito? Può farlo capire che c'è sta la E. Perché sennò veramente manco io... Diciamo, rispetto a prima che erano... in effetti facevi rap, ti venivi notato e ora devi essere quasi imprenditore. Con Gary e Achille Lauro ho proprio avuto la certezza che erano due imprenditori, prima di tutto. Sapevano dove andare, sapevano comunicare, sapevano usare i mezzi. Io mi ricordo i primi concerti, l'ultimo aveva 20 persone, però quelle 20 persone che stavano lì ai concerti conoscevano tutti i suoi testi. Questo è importante, vuol dire che comunque anche quelle solo 20 persone che lo conoscevano avevano completamente assorbito quello che lui voleva proporre, e questo era un indizio fondamentale. Poi da 20 a 200, da 200 siamo andati direttamente a Sanremo e dopo abbiamo fatto lo stadio olimpico. Mi chiamo di colore, ma se vuoi sapere di dove sono, Italia, Eritrea, non sono libero, il mio pensiero è effimero, giornali come il Libero qui fanno l'istruzione, ma popolo ridicolo, senza pensiero critico, convinti che è un politico qui faccia distinzione, per non discriminare se ha bisogno essere adulti, ma siamo in un paese dove ascoltano i patussi, dove il colore della pelle è solo un fattore di gusti, nigeriano, marocchino, tanto sono stranieri tutti. Nigeriano, marocchino, tanto sono stranieri tutti, qua parte dopo. No, a parte la scrivo tutta la strofa. Non è vero che un cazzo, stai zitto. Paio 30 volte. Non è vero, è figa, non rompere le palle. Scusate. Non contano i soldi, qui le parole contano il doppio, non vedo. Osini, che vuoi? Ok. Ti pazzi per i dindi, fanno mala vita per un faccia sono l'indi. Tutti criminali per un fondo sono bimbi, sindrome di Peter Pan con la polvere di Trilli. Sono tutti capi, tutti figli delle stelle, però fanno rimo pese per chi si ridi di pancia. Siete ricchi fuori però merda nell'interno che bambini lo pe... C'è stato bellissimo prima confrontarsi con un discografico. Però la discografia ormai si è dimenticata che sta cosa nasce da un'esigenza. Quanto hanno speso per creare l'hip hop? Zero, raga. Com'è possibile che ora l'hip hop parli solo di soldi? Sono convinto che questa cosa del rap, questa cosa dell'hip hop, è un po' distante da quello di cui abbiamo parlato finora. Cioè non parleremo di business, non parleremo di come si fanno i soldi con questa cosa, non parleremo nemmeno di soldi. Parleremo di come un foglio e una penna possono creare qualcosa di artistico, ok? Dai, vai! Di ogni giorno che passo fin quando qui sarà tutto quanto uguale. Tempo trascorso fumandoci addosso le mani fin troppo bucate. Fa così freddo, lo sento da dentro, all'inferno non fanno più date. No. Eppure qua mi sono magnato sulla seconda strofa, solo una parola. Ovviamente. Ci provo a farle, che è difficile il ritornello. Ma come? Cioè, alla fine della strofa o dici... L'hip hop è stato il movimento culturale che più ha influenzato qualsiasi altro movimento culturale o qualsiasi altro genere o qualsiasi altra esplosione all'interno della cultura pop in tutto il mondo. Perché l'hip hop non è solo il rap, ok? La storia di questo movimento culturale, la storia del rap, non si conosce. Non conoscendosi la storia, a volte si perde lo spirito per cui è nata questa cultura, per cui è nato il rap. Ale? Vuoi fare sporche, doppie, come l'avevi pensato? No, questa è così pulita, normale. E se ti chiedi migliore ti dico subito che ti sbagli. Per me sei solo un coglione e allora prendi a miei bagagli. Poi va e scappa lontano, lontano da tutti quelli che, grazie alla voglia che Dio ci ha donato, riescono a fare fuori quelli come te. Io non mi penso come quelli di cui ho letto, pronti a donare consigli con conoscenza. Più dai all'arte, più tempo passi
sul foglio, a studiare, a stare con la gente, a condividere, a fare freestyle dove nessuno registra, dove nessuno filma col telefonino, alimenti questo macrocosmo che prima o poi qualcosa indietro te la dà. Le etichette discografiche non valgono assolutamente niente quando tu riesci, di quello che tu riesci a fare nel tuo territorio, coinvolgendo gente, capendo qual è la musica che va e vedendo proprio il feeling delle persone. Vi va sì o no? Sì! Un altro po', alimentate l'ego del rapper, sì o no? Sì! Ah. Scrivere, maggiormente il rap, o fare il DJ, o fare il breaker, o far vedere il tuo nome col colore a un treno che passa, pieno di gente, è un'esigenza. Secondo me non c'è musica, non c'è sperimentazione, non c'è evoluzione e non riesci a uscire se non hai tante persone intorno e che creano qualcosa di diverso e la puoi sentire nei piccoli concerti che fanno. Lo sappiamo tutti quanti, sono bravi tutti i compagni che ora si scavano la fossa. Sono carne d'ossa, solo ossa senza pelle. E sai cos'è, qual è il bello? Adesso ci do deda e uscimo tutti a rivedere le stelle. Ok, spero di vedere il video.